Beh, ribuongiorno ragazzi. L'idea malsana di oggi è stata svegliarmi, premermi questo brufolo che non si deve fare, ma che ho fatto. Sapete quando vi svegliate vedete la cosa, pim, cioè nel momento stesso in cui l'ho fatto, ho sgranato gli occhi, ho detto mannaggia a me, proprio sovrappensiero come cosa. Questo vi fa rimanere il segno, quindi ora lo andremo a trattare. Nel mentre, oggi mi sono svegliata alle 6:30 perché il signor Amarok... Avete presente il video famoso di Amber Heard? Quando al processo con Johnny Depp ha detto "My dog steps on a bee"? Il mio cane, così, ma sul mio capezzolo. Cioè, raga, voi non avete idea. Ho strillato, ho urlato. Mi sono alzata proprio così. Quindi, storia curiosa e affascinante. Dovevo appunto rifarmi la tinta. Più che altro perché poi quando ricomincia a uscire il mio colore sembro stempiata. E non lo vogliamo, quindi ho messo la mia magliettina. E oggi riprendiamo la nostra giornata fantastica. Sperando che esca bene, di non guastarmi troppo. A mezzogiorno dobbiamo portare i cani a fare la toiletta, quindi devo essere pronta almeno per le 11. Però dai, ho 9-11 a voglia, no? Prima mi spruzzo un po' di questo in faccia. Sì, la skincare la faccio dopo aver lavato i capelli, però intanto non mi tira la pelle. Voglio fare la tinta oggi perché poi venerdì, anzi io continuo a dire venerdì ma in realtà è sabato. Sabato è il mio compleanno e prima di pubblicare il post, la foto del compleanno, volevo appunto fare i capelli e pubblicare un'altra foto, perché ho visto un look del Coachella che voglio troppo ricreare, quindi con l'occasione facciamo tutto quanto. Queste qui sono le cose che uso, quindi ossigeno 20 volumi, anche se in teoria basterebbe anche il 10 secondo me. Sì, ok, abbiamo il 10, quindi usiamo il 10 che è meglio. E poi questa è quella che ho usato l'altra volta, che mi avete tutti richiesto, che è la 5 castano chiaro. La mia amica parrucchiera mi ha detto di prendere questi qua pari, soprattutto il 5.0 perché è più freddo come sottotono. Però sinceramente io ho ancora dei riflessini ramati, soprattutto al sole più che altro. Però credo sia proprio una cosa che mi è rimasta di base quando ho fatto la ripigmentazione dopo essermi decolorata. Quindi vabbè, stavolta ho provato a prendere un colore più scuro. Questo qua è il 3. Quindi vediamo se sarà anche un po' più freddo. Cioè non so se questa regola vale oppure no, lo scopriremo. Tanto ormai, cioè, più scura di così che cosa posso diventare? Sì, potrei farli neri praticamente, ma non mi sembra il caso. Io che dicevo non mi sarei mai fatta mora. Eccomi, il clown sono proprio io. Ciotolina, pennello. Ah, ovviamente non fate mai queste cose a casa se uno non l'avete mai fatto, due non siete sicuri delle vostre potenzialità o di come poter recuperare, tre per favore non usate le tinte, quelle cose tipo già fatti con i kit. Molto meglio prendere appunto la tinta singola e il volume. Almeno fate un lavoro più da parrucchiera, più professionale, perché quel tipo di tinta è molto peggio di queste. Tra l'altro io prendo questa, comunque mi trovo molto bene, che è anche senza ammoniaca. Primo perché io la cute molto sensibile, secondo perché poi vedete questo ha l'olio di argan, macadamia, avocado, vedete non ha i siliconi, tutte quelle cose lì. Allora leggiamo bene perché c'è scritto tono su tono diluire 1 a 2, ovviamente copertura completa 1 a 1, noi faremo 1 a 2, quindi uno di tinta, due d'ossigeno, perché i capelli sono già scuri, devo soltanto scurire e ripassare insomma le zone un po' chiare, ma in realtà non è passato tantissimo da quando l'ho fatta l'ultima volta, solo che lo devo fare. Quindi vado a mettere la tinta. Ripeto, se non siete pratici e non sapete fare occhio, prendete una bilancina, almeno non sbagliate le dosi. Questa è quella che ho usato l'altra volta, quindi ne devo lasciare tipo 3 dita. Che poi so già verrà un colore scurissimo, perché appena la fai è sempre più scuro. Però ciò vuol dire che potrò tenerla anche di più, perché poi si scolorirà più lentamente. Ok, sono un genio. Ora, ossigeno, abbiamo detto 1 a 2, quindi il doppio. E andiamo a miscelare per bene. Ah, il problema è che non ho preso i guanti. No, devo correre a prendere i guanti, perché non esiste fare queste cose senza. Prima perché vi ho macchiato tutte le mani. Secondo, ovviamente non è carino, sono sempre sostanze, per quanto possa essere, chimiche. Cioè, vi prego, sono tipo piccole accortezze che non costano nulla, però quando le vedo fare, cioè vedo la gente che si fa le tinte da sola e si impastrocchia tutte le mani, io dico ma perché? Cioè, che ti costava prendere un guanto? Vedete che miscelando tipo cambia un po' il colore, non so quanto si possa vedere, perché se giro faccio un casino. Poi c'ho anche la tipo mini frustina per le tinte, però non la uso mai, io mi scordo sempre. Anche perché la tengo in cucina, quindi ci giro tipo i pancake quando li faccio nel bicchiere, figurati. Aspettatemi un secondo che vado a prendere i guanti e cominciamo il prostrocchio. Ok, allora, mollettone, questo che tra l'altro ho sporcato l'altra volta. Vasellina questa qui, normale. Mettiamo appunto i guantini.
Speravo che Giulia mi aiutasse a fare questa cosa della tinta, perché da sola è facile, nel senso, tanto alla fine la devi spiaccicare un po' ovunque. Però volete mettere che se vi aiuta qualcuno è meglio? Soprattutto per il retro, ma non tanto perché non prendi i capelli, perché a una certa poi massaggi tutto e via. Più che altro per la questione che io mi macchio tutto il collo ogni volta, più tutte le orecchie, io ho un sacco di piercing, quindi ogni volta è un casino poi per pulire. Pure qua i tatuaggi dietro. Infatti a un certo punto mi vedrete o impazzire o semplicemente provare a pulire. Infatti mi preparo già un paddino con lo struccante bifasico. Ok, c'è tutto, quindi faccio così e inizio da sotto, diciamo. Diciamo che, ripeto, vado un po' a caso, perché tanto dove beccate, beccate, no? Comunque già mi sono sporcata, ve lo dico. Anche perché io l'altra volta, vi ricordate, poi avevo registrato il video, ma avevo cancellato le clip per sbaglio, perché io ho due memorie della macchinetta uguali e una la dovevo formattare perché era piena. Non l'avessi mai fatto, ho preso quella sbagliata. Ho fatto l'errore di non ricontrollare cosa c'era all'interno, quindi me la sono beccata così. Ma dagli errori si impara, quindi adesso non lo faccio mai più. Mi aiuto con uno specchietto. Vabbè dai, non è così male, cioè non sto imbrattando proprio tutto. Volevo rifare, in realtà la mia idea principale era quella di rifare il look di Jennie del Blackpink al Coachella, appunto. Solo che non sono ancora riuscita a trovare una foto decente da poter mettere come reference. Hanno anche tolto i video YouTube del Coachella, come io sto per togliere queste macchie dal mio collo. Quindi niente look Jennie del Coachella, anche se mi piaceva tantissimo anche quello di Lalisa. Ora mi riseparo questi qui sopra. Avete mai il presentimento di stare a fare una cosa che non dovreste fare? Io in questo momento. Tutto fatto, ho cercato anche di pulire, non dovrei essermi fatta grandi danni. Quindi ora aspetto una mezz'ora, poi sciacquo tutto e mentre metto a posto il letto. Eccoci qua, non è stato un reveal quello dei capelli perché c'era la batteria a scarica. Comunque questo è il risultato, sembrano parecchio scuri adesso. Però ora li devo un attimo asciugare ovviamente, ritirare davanti la frangia. Oddio, sapete chi sembra così? Noi! Che paura ragazzi. Niente, ora li asciugo così poi mia madre può anche rimettere la lavatrice. Beh ragazzi, che dire? Cioè, il colore si vede che è cambiato. Adesso li ho giusto fonati un attimo. Voglio vedere sotto il sole se si era tolto quel riflessino. Spero di sì. Vediamo se con la luce qua del bagno si vede un po' meglio. Ma forse neanche più di tanto. Il problema adesso sono le sopracciglia. In realtà quello che ho pensato è: se mi danno tanto fastidio, perché vedete sono parte più chiare, se mi danno tanto fastidio ci passo un po' di tinta, cosa che vorrei evitare di fare in realtà. Quindi sì, cercherò di lasciarle così. Ho rimesso i patch qua sperando che sto coso passi. Credo proprio che non farò in tempo a fare il make up perché dobbiamo uscire tra 20 minuti, quindi non mi sembra il caso. Mi sono giusto sistemata la frangia, poi cercata di sistemare perché tanto non mi reggerà mai, perché tra un po' bisogna andare a fare la toilettina. Sei felice? E non attaccare Gwendalyn per sto cacchio d'ossetto. Eccolo qua. C'è uno dei miei bestie in live, ragazzi. E mentre mi sono preparata, tra l'altro dopo vi dovrò vedere cosa ho fatto stamattina, che mi sono svegliata prestissimo e ho detto no, devo assolutamente provare a fare questa cosa. Dopo lo faccio vedere quando abbiamo tempo, che siamo già in ritardo e devo correre. Mi ho metti appena lasciati, mi hanno detto tutte cose super positive di questo posto, quindi mi fido, ecco, perché comunque io sto lasciando i miei figli come se fossero i miei bambini. Noi intanto penso andremo a fare un po' di spesina, che qua vicino ci sta la Lidl, che invece da noi non c'è. Tra un'oretta li veniamo a prendere. Io ho detto ai si cerca di smacchiare il più possibile, perché si sta sempre a leccare, fa cose. Però dovrebbero essere abbastanza bravi. Vediamo. Ma ci stanno i gamberetti a casa? No, mi sa. Volevo fare riso con i gamberetti e le zucchine. No, mi sa di no. Sto cercando di fare una ripresa da 66 ore. È pieno di gente. Volevo farvi vedere. Ho mai visto così tanti mirtilli. Fammi, ami. Ma facciamo vedere a casa, tutto carino, ma sei tutto morbidoso, guardate, tutto fluffy. Ah sì, girate un po'. Oh, eccola, sì. Sto facendo il riso con le zucchine e i gamberetti. Abbiamo comprato questi, ce li metto direttamente dentro. È una vita che non lo mangio. Stavo guardando il Bangtan Bomb di Hobie, che ieri appunto è andato e ha iniziato il suo servizio militare.
E a proposito di questo, vi volevo far vedere quello che ho fatto stamattina, perché io e Ross in Corea ci siamo comprate questo, ok? È il nostro gioiello di coppia, perché poi le coppie hanno sempre un gioiello uguale. Questo qua è uno di quei cuori che si aprono, ogni volta è un casino per aprirlo, e all'interno ci mettete le fotine. Quindi stamattina cosa ho fatto? Ho preso le foto di Hobby e le ho messe dentro. Una di Hobby e l'altra di tutti e sette, perché poi c'era anche Jin che si è preso un permesso speciale. Io spero che si veda. Ovviamente l'ho stampato su carta, quindi si vede un po' malino così, però vi giuro, quanto è bello. Ho messo anche il video sul mio TikTok perché, senti, meritava troppo. Così me lo porto sempre con me. Comunque, a parte questo, adesso farò il make-up che appunto vi dicevo, anche perché sennò non posso caricare le storie finché non carico il post. Quindi faccio subito la base, nel mentre credo farò partire qualcosa qua al computer, perché non voglio registrare né mini video né nulla. Mi sa che voglio guardare, allora, dopo che mi sono fatta rewatch di Hunger Games questi giorni, mentre faccio altre cose, Hunger Games, High School Musical, e adesso credo mi toccherà o Camp Rock oppure abbiamo Divergent. Quali altre saghe esistono? Vabbè, a parte Harry Potter, che lo sapete ragazzi, cioè nel cuore, nell'animo, tutto. Però non sono ancora pronta per quello. Veramente, scrivetemi se conoscete altre saghe, ma secondo me no. Cioè, della Disney, vabbè, sì, poi abbiamo Descendants, eccetera, eccetera, eccetera. Però di questo genere, tipo coppie, così, cioè basta, no? Beh, magari mi perdo qualcosa. Quindi vai di Camp Rock, perché almeno io ascolto nel mentre guardo, ma più ascolto e canto. Ma qui non abbiamo fatto vedere il taglio del ragazzo, che ora sembra un leoncino, tutto carino e sistemato, bravo. Segui l'ossetto così almeno puoi mostrare tutta la tua rasature, che sinceramente magari non sembra, perché ovviamente insomma non è che si può tagliare più di tanto il pelo, però a parte che è morbidissimo, mamma mia, è una cosa troppo bella. Poi appunto è pulito tutte le zampine, le unghiettine, facci vedere, eccole qui, bravissimo. Copriamo il pisino, tutto il pancino. Mi sono soltanto resa conto che qui c'è tipo un peletto più lungo. Devi mettere a posto mammina sua. Qui invece abbiamo la signora Nananaisi, che si è tutta pulicchiata. Mamma mia, hanno un profumo di... proprio di pulito. Come se non c'è passato niente prima. Non c'è mai stato nulla in più di questo. Ma lui proprio gli cambia il pelo, perché loro sono due chihuahua ma hanno due peli completamente differenti. Il suo, vedete, sembra tipo la laniccia di una pecora. È molto più sottile di quello di Icy. Io invece comunque ho fatto il make up che vi dicevo stamattina. Ho già pubblicato la foto anche su Instagram. Tra l'altro guardate che trucchetto. I patch, questi qua per i brufoletti, ci tamponate il fondotinta sopra e così vi scompare tutto. No, vabbè, si vede comunque, perché si vede ovviamente, però da lontano non si vede. Adesso vabbè, ho messo le mollettine così, tanto adesso devo uscire, che devo andare a portare i pacchetti come al solito, eh. Non riesco a capire perché dal vivo mi vedo sempre bene, molto molto più bene di come poi mi vengono le foto. Ragazzi, l'angolazione, penso sia l'angolazione. Allora, sono ancora sotto shock. Stavo per iniziare una live su Instagram e a un certo punto mi sono cominciati a arrivare tutti i DM. Ho fatto in tempo a aprirne uno e c'era scritto Moonbin degli Astro, che è uno dei gruppi che seguo di più, che ho anche visto quando sono stata a Daegu, vi ricordate? È stato ritrovato senza vita nella sua casa. Vi giuro, per tipo 10 minuti ho fissato lo schermo e ho detto non è possibile, io non ci credo ancora. Questa è una delle cose che mi dispiacciono più di tutte per quanto riguarda questo mondo del K-pop. In generale in Corea è molto diffusa questa cosa di sottovalutare la sanità mentale, che passa totalmente in secondo piano per questi ragazzi che sono costantemente sotto stress, perché noi poi vediamo sempre la parte bella, sembra sempre tutto bello, hanno i soldi, fanno questo, quell'altro, ma in realtà c'è tantissimo altro dietro. Quindi niente, scusate se mi sono presa questa parentesi per dirvi questa cosa, però anche un reminder per dire, vi prego, non sottovalutate mai nulla, mai. Cioè, questo ragazzo aveva la mia età, tante cose da fare. Mi sto mettendo adesso a montare il video, perché effettivamente non c'era una fine. Quindi spero che questo video vi abbia intrattenuto, tenuto compagnia. Fatemi sapere nei commenti se siete arrivati fino a questo punto, perché ho da dirvi una cosa importante. Infatti domani uscirà un video che aspettavo di pubblicare da tantissimo tempo. Non vedo l'ora lo vediate. Quindi vi do appunto questo piccolo spoiler per chi è arrivato fino alla fine. Vi mando un bacio grande e
vi aspetto domani, stessa ora, perché lo pubblicherò alle 2 su questo canale. Ciao!